Buon pomeriggio, oggi andiamo a spacchettare il mio ordine fatto da Temu. Ho preso questa bilancia perché quella che utilizzavo per fare le colate di resina o di Plast o Jasmonite praticamente non funziona più e quindi ho preso questa qui. Allora, questo è il suo coperchio e poi c'è, diciamo, un altro coperchietto che va a chiudere tutta la bilancia. Ho preso queste chiusure perché sto facendo anche i bracciali in paracord. Quindi, ovviamente, queste sono le chiusure più adatte per fare quel tipo di bracciali. E qui ce ne sono 2, 4, 6, 8, 10 pezzi. E come al solito, se vi interessa poi qualche link, fatemelo sapere e vi rispondo sotto al vostro commento con il link di quello che mi avete chiesto. Poi, allora, aspettate, ci sono un sacco di cosine, però andiamo a vedere subito la scatolona più grande. Ho preso anche questa lampada UV, questa ha 66 LED. E niente, perché la mia è, diciamo, quella proprio una delle vecchie lampade UV e ho voluto prendere questa che è un pochino più potente con praticamente 66 LED. Ora apro anche la scatola della lampada e la vediamo insieme. Allora, questa è la lampada, dentro c'è anche questa è una limetta, sì. Una parte un po' più fina, da una parte più ruvida. La parte di sotto si toglie, ok. E in questa bustina c'è il suo caricatore. Eccolo qui. Perfetto, quindi anche questa l'abbiamo rinnovata. Ora sposto il tutto e andiamo avanti con il resto del pacchetto. Allora, queste chiusure, queste sempre per fare, no, bracciali no, però queste sono perfette per fare le cinture in paracord. Quindi abbiamo anche queste qui e queste sono 5 pezzi. Questo è il primo pacco di stencil e vi faccio vedere le varie forme. Quindi abbiamo questa qui con delle conchiglie fossili. Poi abbiamo fiori. Non lo so, forse dei rami. Poi quest'altra forma delle decorazioni a tema floreale. Poi belli anche questi, guardate che belli. Poi sempre fiori e ancora fiori. Questo è il secondo pacco di stencil e sono più piccolini. Qui abbiamo queste scaglie di sirena, di pesce, queste onde, poi questi sono uno, due, sono due, c'è questo stencil, questi fatti così. Sta tonando, perfetto. Questi, questi, insomma, sono molto belli anche questi qui. Oh, belli anche questi. Ci sono sempre degli eccessi da togliere, vabbè, poi lo faccio. E per ultimo c'è questa forma qui. Dopo gli stencil vi faccio vedere il mio portaocchiali. Lo tiro fuori subito perché almeno in questo modo li vado a riporre. Ah, scusate. Allora, mi sembra ben fatto, bello resistente. Poi mio cucchiaino, cioè io sto cucchiaino, che ci fai? Ci prenderò i pigmenti sicuramente o i glitter. Oh, ma è carino, questo è acciaio.
Carinissimo, quindi questo cucchiaino per pigmenti. Poi abbiamo un set di pennelli. Ah, sono in silicone, vedete? E niente, quindi bene, li andrò a provare magari con, boh, non lo so con che cosa, però ho preso anche questi pennelli. Dopo la fase dei martelli, delle varie pinze, delle varie tronchesi, delle varie, adesso c'è la fissa dei pennelli, il che è tragico. Allora, questo pennello, che carino, è in un tubo. Qui abbiamo le setole. Questo serve per fare la ricostruzione con il gel, penso. Però ovviamente che ci faccio io? Lo utilizzerò per le creazioni. Ovvio. Che ci puoi fare tu con un pennello di questo genere? Creazioni. Poi, cosa abbiamo? Stampi. Ho preso questo qui con le foglie. Questo è bellissimo. Mi mancava e questo comunque è sempre utile anche per fare le foglioline in pasta polimerica. Poi, sempre stampi. Oh, questi sono carinissimi. Sono degli stampi per creare dei cappellini in paglia. Perfetti per l'estate, tanto qui non è estate perché oggi è il 12 giugno e da noi, insomma, si sta preparando un altro bell'acquazzone. Poi, cosa abbiamo qui? Ah, quello in silicone per mescolare la resina. Senza tirarlo fuori, è una bacchetta in silicone, serve per mescolare la resina. Anche queste, senza tirarle fuori, sono un set di pinzette in acciaio. Poi, qui dentro cosa c'è? Aspettate che qui dentro abbiamo altri pennelli, forse? E sì, eccoli qui, altri pennelli. Bene. Poi abbiamo ancora un ultimo pacchettino e poi c'è la scatolina dove vado a riporre comunque tutta la minuteria in acciaio. Ah sì, ah, questo qui praticamente è un catenino. È un catenino fatto a forma di foglia. Eccolo qui, perché mi aveva incuriosito un pochino. Dico, vabbè, lo prendo, vediamo anche come taglia. Insomma, è carina questa foglia e quindi abbiamo preso anche un cutter. E per ultimo abbiamo il contenitore. Questi io ve li consiglio, sono veramente molto utili. Allora, il contenitore si apre in questo modo, dentro abbiamo tutte le scatoline e io mi ci sto trovando benissimo, anche perché in ogni scatolina io vado a riporre non so, magari qui gli anellini, magari qui base orecchini, magari qui dei chiodini, insomma, in questo modo vado a sistemare tutta la minuteria. Soprattutto quella in acciaio e li trovo veramente molto comodi. Questi magari ve li consiglio veramente. Bene, questo è tutto quello che ho acquistato su Temu. E nulla, io vi saluto, vi do appuntamento ai prossimi video e vi ricordo se vi serve qualche link fatemelo sapere. Vi mando un mega bacione e niente, aspettiamo la pioggia. Ciao!